Tra le tante paure degli esseri umani, un ruolo di primo piano lo riveste la paura di invecchiare, la paura dell'invecchiamento e, diciamo, la successiva paura della morte, di fatto sono correlate. Ma come mai abbiamo queste paure? Come possiamo fare a superarle? Beh, intanto che le abbiamo, almeno nella maggioranza dei casi, è un dato di fatto e potremmo dire che tutta l'industria dei cosmetici, tutta l'industria della chirurgia estetica e diciamo della moda in generale lo dimostra, nel senso che soprattutto molte donne, ma anche molti uomini, temono l'invecchiamento e quindi cercano dei palliativi, diciamo, per riuscire a fronteggiarlo, quindi quasi come esistesse un elisir di eterna giovinezza. E così vediamo signore over 50 che si vestono come ragazze di 20, che iniziano a rifarsi, diciamo, dal seno alle labbra, ai glutei, a varie liposuzioni, oppure lifting, lisciarsi la pelle, insomma, tutto quello che è, per apparire di un'età diversa rispetto a quella che hanno fondamentalmente, per sentirsi ancora vive, sentirsi ancora piacenti, insomma. E lo stesso vale per molti uomini, che di solito utilizzano però una strategia diversa, spesso puntano meno, diciamo così, sull'estetica, ma cercano di dimostrare di essere, diciamo, ancora attraenti, ad esempio frequentando donne molto più giovani, così vediamo magari sessantenne o anche 65enne che, diciamo, frequenta ragazze normalmente extracomunitarie, che magari lo fanno per diciamo un acquietamento economico, diciamo così, che hanno magari 30 anni di meno, alle volte anche 40 anni di meno. E questo è un modo per sentirsi ancora giovani di fatto. Ecco, questi sono tutti palliativi che non vanno alla radice del problema. È un po' come dire, se ho mal di denti, metto qualcosina lì sul dente che mi fa un po' passare il dolore, ma non vado a trapanare la carie, a eliminare, diciamo, la radice. E qui qual è la radice? La radice sta in una non corretta visione della realtà, fondamentalmente, perché ci aggrappiamo, diciamo, a un'esistenza permanente della realtà e quindi crediamo, anzi speriamo in qualche modo di non invecchiare e quindi cerchiamo di mantenere uno status quo con tutti questi palliativi, non rendendoci conto che in realtà è come voler fermare un fiume mettendo una piccola barriera che verrà comunque travolta dal fiume in piena. E anche il fatto di credere, diciamo così, che questo corpo sia il fine e non sia un mezzo. Questa è la cosa fondamentale. È una, diciamo, non corretta visione di quello che è il nostro corpo. Il nostro corpo è molto importante, la nostra vita è molto importante perché ci consente di fare un'esperienza fondamentalmente. Di fare un'esperienza che dovrebbe portare ad un miglioramento della nostra parte più sottile per consentirci di uscire da questo spazio-tempo che è quello che ci vincola comunque all'invecchiamento. Soltanto che anche se a un livello, diciamo, cognitivo, così uno può anche dire sì, è vero, magari ci credo, eccetera, però poi c'è questo aggrappamento profondo alla nostra immagine, al nostro corpo e non si accetta che il nostro corpo si trasformi, che vengano fuori le rughe, che invecchi e così si soffre. E questa sofferenza uno se la porta dietro, anzi, la evidenzia ancora di più, diciamo, e l'amplifica ancora di più nel momento in cui cerca di
attraverso questi palliativi, diciamo, di apparire più giovane e più performante di quello che di fatto è. Non rendendosi conto che la cosa migliore sarebbe invece quella di utilizzare appieno il tempo presente per concentrarsi su ciò che va oltre, diciamo, questa vita, perché tutti questi palliativi sono un po' come uno che affitta una stanza in un albergo, sa che deve rimanerci un tempo limitato, non sa esattamente quanto tempo dovrà rimanere, ma comunque un tempo limitato. E inizia a comprare mobili, a abbellirla, a mettere su un sacco di cose, e uno va lì e dice: ma scusa, ma quanto ci stai? Ma non lo so, tra un po' me ne devo andare, non so esattamente quando, ma devo andarmene. E allora, che perdi tempo a rinnovare completamente questa camera con mobili così, dedicandoci un sacco di energie? Pensa alle cose più importanti, no, che devi fare. E la stessa cosa è quella del nostro corpo. Il nostro corpo che abitiamo è come una stanza d'albergo, che non sapremo quando dovremo lasciare, che col tempo si deteriorerà, nel momento in cui si deteriorerà l'abbandoneremo e prenderemo qualcos'altro. Ma questo qualcos'altro che prenderemo dipende dalla nostra intenzione mentale. E quindi quello che dovremmo curare è l'intenzione mentale per andare a prendere un qualcosa di positivo quando abbandoneremo questo corpo, che comunque avrà finito le sue funzioni, che è vincolato fondamentalmente ad uno spazio-tempo. Quindi avere questa corretta visione della realtà ci permette di diciamo superare, però deve essere una visione profonda, interiorizzata, questa paura dell'invecchiamento e anche della morte. E un'altra fonte, un'altra causa della paura è il fatto di credere che siano esclusivamente i piaceri materiali, diciamo così, che ci possono dare la felicità. Per cui uno pensa: beh, finché sono giovane, che appaio giovane, magari ho più possibilità, magari, di fare delle cose che mi danno piacere, di avere questo e di avere quello. No, rendendosi conto che appunto non sono questi che ci possono dare il piacere, danno una parvenza di piacere, ma non riescono a sostenere questa funzione per un tempo lungo. Ho spiegato questo bene in un altro video. Quindi le cose su cui dovremmo focalizzare poi la nostra attenzione sono sì goderci la vita, goderci soprattutto il momento presente, ma poi pensare a quello che va oltre questa vita, un progetto che possa andare oltre. E questo possiamo, diciamo, maturarlo soltanto se intanto impariamo a capire che non siamo fatti soltanto di materia, ma esiste qualcosa che va oltre. Se riusciamo a capire che non siamo delle monadi, ma siamo interdipendenti da tutto il resto, quindi in continua perenne trasformazione, e anche la nostra essenza in continua perenne trasformazione. Se ci rendiamo veramente conto in profondità che, oltre ad essere interdipendenti, quindi in continua trasformazione, questo ci consente, diciamo, di migliorare, e questo è un vincolo, ma è anche un'opportunità. E come il fatto che tutto non sia permanente ci consente di migliorare comunque le parti che possono essere migliorate, che sì, che non sono quelle fisiche e fisiologiche, che possiamo sicuramente migliorare le nostre prestazioni, ma finalizzate poi a un obiettivo più alto. Insomma, quello che bisogna fare è un salto quantico negli obiettivi che ci poniamo. Questo è l'unico modo per superare la paura dell'invecchiamento, la paura della morte, e questo ci renderà più giovani e più efficienti, paradossalmente. Cioè, limiterà molto l'invecchiamento e limiterà molto, perché toglie una fonte di stress molto, molto forte. È un percorso che tutti noi possiamo comunque fare, e vale la pena comunque iniziare. Per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo. Seguitemi anche sul blog soluzionedip.com. Ciao!